Bentrovati in questo nuovo episodio di Football Manager 24 con il nostro Vicenza. Come potete ben vedere, siamo primi in classifica. Sono passate solo 3 giornate, ma sono sorpreso anch'io, molto sorpreso. Abbiamo fatto in live. Le prime 3. E abbiamo creato tanto, abbiamo avuto molto possesso palla. Abbiamo strutturato una squadra molto forte e devo sinceramente dirvi che non me l'aspettavo minimamente. Speriamo di continuare questo trend. Intanto partiamo subito sistemando gli allenamenti, mettendo i giocatori che hanno bisogno di un attimo di recuperare in questo modo, mezza intensità. Tutti gli altri invece li mettiamo a intensità normale. Abbiamo completato anche la squadra a livello di rosa e cavoli se siamo pronti. L'unica cosa è che non siamo riusciti a vendere né il portiere né Proia, che sarebbe stato un'ottima cosa per poter poi magari prendere qualcuno in scadenza di contratto a gennaio. Speriamo a gennaio di liberarcene effettivamente e investire quei soldi risparmiati dal loro stipendio per poter prendere qualcuno. Amenido e dov'è l'altro? E Rodriguez, che è Gerson. Due ottimi colpi a parer mio, molto molto buoni. Sergi Gomez, questo è tanta roba. E incominciamo intanto a mettere Barra al posto di Costa. E questa squadra mi sta facendo veramente, veramente, veramente un'ottima impressione. Lo Celso, guarda un attimo le punizioni, 11. E Sonas invece sta calando, ha 30 anni, però volendolo possiamo vendere e guadagnarci qualcosa e l'abbiamo preso a zero, quindi sono super super contento per ora di questa rosa e si va avanti. A questo punto guardiamo tutte quelle che sono le... penso che si sta mangiando un osso, fa un casino. Abbiamo un ottimo sostegno, non ci sono problemi, molto molto bene. Come si è fatto dei nipoti? Il rinnovo non te lo meriti in questo momento. Proia è scontento, ma non è un problema. Dobbiamo togliere gli scontenti assolutamente, perché il morale è fondamentale. Allora continuiamo. Molto bene. Formazione contro il Catanzaro. Un attimo, lo guardo io. Non mi interessa Davide Nicola. Cosa dirà? Cosa dice? Ok. Contro il Catanzaro noi dovremmo riuscire... tutti pareggio. Porca miseria. Sperano che la squadra continui a raccogliere frutti. Calcio offensivo. Spero che la squadra continui ad adottare una strategia basata sul possesso, che rende complicato gli avversari creare occasioni da gol. Una cosa a cui ho pensato è... noi abbiamo 3 centrali. 1,83 è un po' basso lui. Fammi vedere quanto è l'altezza. 1,94 e Romagna dovrebbe essere alto. 1,86. Che doppia intensità. Avendo 3 centraloni... tanto guardiamo la scheda di ognuno per vedere se può fare qualche lavoro specifico per migliorarsi. No. Qualche suggerimento da parte del vice per un lavoro? No, Lo Celso, migliorare qualcosa? No. Questa cosa è secondo me molto importante anche per valutare da un punto di vista esterno, cioè il vice allenatore, eventuali miglioramenti. No, dopo intensità no. E ok, perfetto. Come sta calando? Sta facendo insomma i buchi, però va bene. Richiesto da tanti, climo. Una cosa che volevo fare era questa. Ora che in transizione, ok. In possesso mi sta super bene. Non in possesso a questo punto io
concederai i cross. Gli concederai i cross perché abbiamo tre centrali. Questo è quello che penso, perché se il centrale mi si allarga, dopo c'è lo spazio appunto per i cross e siamo scoperti. Quindi io voglio concedere magari cross, ma avere tre centrali dentro, così da non dovermi preoccupare in maniera estrema. Tre centrali, cavoli. In nazionale Rodriguez, ci mettiamo Proia, ma mi interessa poco di lui sinceramente. Allora io partirei con questi, forse Sibide. Perché stanno calando gli elementi? Fanno un po' schifo. Koric, calci piazzati. Partiamo con Koric. Koric. Al posto di Sonas. Ho bisogno di calci piazzati, magari. E andiamo. Salvatina tattica. Non ci scordiamo della salvatina tattica. E si va. Hai senza sostituti non inseriti. Come? E va bene, resteranno a casa. Resteranno a casa, non è mica un problema. Io Noart le ho proposto di andare in prestito, ma non posso farlo giocare, onestamente. Non è da Serie B ancora. Doveva fare la C, fare un altro annetto, però ci ho pensato dopo perché non avevo ancora gli uomini. Questo, belli carichi e attaccanti pure. Ok, andiamo in campo, decisi, siamo fuori casa contro il Catanzaro. Non è affatto semplice, anzi, se si aspettano un pareggio probabilmente sono favoriti loro. Siamo fuori casa, proviamo a farla positiva, proviamo, poi se non va modifichiamo qualcosa. Dovremmo avere un po' più di spinta con positiva, nostra. Sì, Climo riapre per bar dentro. Romagna, Batista, bel tocco per Koric. Va bene, bravi, va bene. Abbiamo tirato, nostra, bravo. Zimmerman, Valde, la poggia per Ferrari la butta dentro. Mamma mia, Ferrari sei in forma, cioè fai buchi, non faceva questi buchi in Serie C. Bravo Valde, comunque ottimo controllo, bel passaggio. Valde, tanta roba, tanta roba. E Ferrari la butta dentro. Io li lodo? Aspettiamo una... lodo. Stiamo facendo un'ottima partita. Adesso non ho messo classifica e altre cose. Guardiamo le nostre prestazioni. Da quello possiamo poi crescere, secondo me. Loro hanno Golden Iga, Silla. Cioè, non hanno i primi arrivati, anzi. Stiamo creando molto più noi per ora. Niente, peccato. Siamo fuori casa, Quindi la partita sarà dura, durissima. Allora, sulla base dell'osservazione dello staff e di analisi degli analisti, su come si è svolta finora la partita, abbiamo le seguenti raccomandazioni. Lo Celso si abituerà a giocare dei ritmi più alti. Abbiamo sempre comunque fatto molti passaggi. Non lo stiamo dominando questa, nonostante che loro abbiano fatto veramente pochi tiri in porta, uno di cui in porta zero. Mm.
possesso più nostro, calcio d'angolo più nostro, falli commessi più nostri. Ok. Buono il possesso. Scusatemi. Tolgo il casino del cellulare che mi dimentico sempre. Ok. Lo Celso, te o impari a giocare a questi ritmi o subentrerai verso metà partita. Lo Celso, vedi che impara a giocare a questi ritmi. Fiducia allo Celso. Lo Celso, il finto Lo Celso del Tottenham, che giocò appunto, ha giocato in Premier League. Questo invece è Francesco Lo Celso, tecnico molto molto interessante come prospetto che abbiamo preso anche lui l'altro anno. Abbiamo fatto dei sacrifici l'altro anno, l'abbiamo dovuto dare in prestito, ma abbiamo fatto veramente veramente una campagna acquisti secondo me clamorosa da Oscar. Sinceramente la campagna acquisti cosa fa anche, ci sta permettendo di tirar fuori questi giocatori oggi. Ecco, starnutisce, una mucca, non è un cane. Allora, abbiamo bisogno di fare qualche cambio ora che magari si allungheranno. Batista, ci mettiamo lui. Celso, ci mettiamo Sibidè. Ferrari, ci mettiamo Amenido. E però no, come centrocampo, come CA, ok. E Zimmermann, ci mettiamo Meroni o Franco? Meroni. Anche questi potrebbe essere. Meroni. Quattro cambi? Non cinque? Non li ho fatti tutti? Aspetta. Quattro. C'avevo anche il quinto. Forse. Diamo spazio a Gerardi o Costa. Diamo spazio a Costa, teniamolo anche lui. Anche lui teniamolo bello pronto per giocare, perché ci serviranno tutti. Lo diamo alla squadra. Molto bene. Sono soddisfatto per ora. Russo, la para. Adesso loro stanno spingendo, eh. Lo diamo ancora ai ragazzi. Dobbiamo... Dai, Almenido, contropiedissimo. È la tua occasione di farmi vedere la tua velocità. 15-15. Dai, fammi vedere la tua velocità. Non riusciamo a prenderli in... con Sibidè e Amenido? Dai. No. Se si fosse sbloccato... Va bene. Siamo comunque molto contenti, eh. 2-0 pulito contro il Catanzaro, senza ammoniti. Bella vittoria. Doppio dei loro tiri. Più del doppio dei loro tiri in porta. XG non ottimo, perché loro hanno avuto 1, noi 1,47, si arrotonda, avremmo finita 1-1, però abbiamo avuto molto più possesso, 600 passaggi completati, ragazzi. Direi che giochiamo abbastanza bene, bravi tutti. Mi ritengo molto soddisfatto. Molto bene, veramente sono contento. E vogliono che Valdi si trasferisca, certo. Molto bene sui passaggi. Amenido debutta. Molto bene. Abbasso un po' il volume della musica per voi, perché mi sembra un po' alto, eh. Ok. Adesso vediamo un po'. Allora, analisi di condizione recente. Vabbè, grazie, sono venuti al centro, li mandiamo in centro.
Avranno sempre più occasioni sul centro, però cerchiamo di ridurre il numero delle occasioni. Allora, abbiamo la Reggiana, poi dopo abbiamo una doppia trasferta, quindi qua sicuramente un po' di riposo ci vuole. Difesa sugli attaccanti, riposo. Mi sembra coerente. No, qui facciamo un focus partita. Tattiche. Esatto. Qua che pressare, che pressare. Qua ci riposiamo un attimo, ragazzi. Cioè, qua vorrei lavorare sempre sulle tattiche. Ma vorrei farlo. Difesa, difesa, difesa. Parecchia difesa, eh? Ci sta, ci sta. Lavoriamo molto sulla difesa per far crescere tutti quanti. Direi che ci può stare. Mi sta bene lavorare la settimana sulla difesa. In esù, potenziale campione, vai. Potenziale campione. Ci prendiamo in giro, però. Va bene, diciamo che è un potenziale campione, diciamoglielo. A riposo, gestione. È un po' una balla fare tutta sta roba ogni volta. Sarebbe bello ci fosse nell'automatico che capisse quello che gli chiedo. Quando uno va sopra un determinato intensità, quando la predisposizione diventa aumentata o alta, vado subito in mezza intensità. Però, salviamo. Allora, 5, 9, 12, 19 giorni. Abbiamo 20 giorni, un bel tour de force. Calendario. Allora, a parte le sconfitte di Catanzaro, abbiamo perso un'amichevole e abbiamo fatto un bel lavoro, eh? Avevamo comunque dato molti tiri in porta, abbiamo un ottimo possesso. Abbiamo comunque fatto bene anche in questa partita, eh? Però l'unica differenza è stata qui Romagna al posto di Meroni, basta, nient'altro. Però hanno fatto molto bene loro. Punto Sassuolo, ragazzi, già abbiamo pareggiato con l'Udinese. Abbiamo alzato l'asticella. L'Empoli di Serie A, Sassuolo di Serie A, abbiamo su tre sconfitte, considerando anche le amichevoli, due di con squadre di Serie A, tutte le altre molto bene. Reggiana, favorito il Vicenza, favorito il Palermo. E favorito il Modena. Abbiamo tre partite di cui partiamo favoriti contro la Reggiana. Allenamento di Russo, bravo, 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 bravo. Portiere migliora. Gruppo di tutoraggio li sistemiamo. Partecipa all'incontro. Ferrari, alza bassa, Boccalon sale, ma non ci interessa. Ok. Ferrari sta avendo una seconda giovinetta, cioè non è vecchio, per carità, ha 29 anni, però. Nappi, tu sei potenzialmente di Serie B, però ora come ora. Potenzialmente livello B, di Serie B. Yallo, C, niente, niente, niente. Suggerimento. Gil non mi interessa. Infortuni. Girardi e Talarico. Aggiornamento, considerevole rischio per Proia, no? Questi qui che non si allenano. Ok, dobbiamo migliorare la condizione anche degli altri. Infortunato, 2-3 giorni, va bene. Non mi sembrano elementi così intensi, ragazzi. Andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti. Noi. Decente. Beh. No, fisioterapia. Sì. Costa, non ti devo parlare. Sai già tutto, Costa. Sai già tutto. Sai già tutto, Costa. Però magari dirgli forza in bocca al lupo, sì. Positivo. Ecco. Che qui la promessa onesta. Ah, cazzo. È della Reggiana. Beh, Nesta non è mica una brutta scheda, eh. Cavoli, Nesta è una bella scheda, allenatore, eh. Però. No, se i suggerimenti li mettiamo. 60 minuti. Norton, Gentale, Confente, ok. E
Gerson, domani siamo lì. Ok. Gomez chi è? Va bene. Anche Romagna, abbiamo preso mezza squadra di resta, vabbè, vabbè. Chaja. Nala. Va bene, le ali, Fausto. Fausto le ali abbiamo. Dai, va là. Le ali in quest'anno non le vedremo. In Serie A, se mai ci arriveremo, allora... Formazione. Allora, qui dobbiamo fare un attimo di turnover, tra virgolette, per far caricare un attimo quelli che sono giù di condizione. Rodriguez è la tua partita, però partiamo con De Nipoti, attaccante che presta d'attacco. E lui è carico, Sibide al posto di Coric, Wolbright al posto di Batista, Gerardi al posto di Valde, non posso esagerare, Meroni, Franco, Chiesti, non posso esagerare, sto cambiando tutti, Lattanzio, ho cambiato tutta la squadra praticamente, però o lo facciamo adesso o non lo facciamo più. Ok, ho fiducia anche in loro, eh? Ho fiducia anche in loro. Salviamo, fatto, giusto, e confermiamo. Lo so che non sono in forma, ma dovranno arrivarci anche loro, se no, se no, se no, se no. Non lasciate che il periodo di forma finisca, gasatevi, gasatevi tutti, attaccanti, gasatevi. E incoraggia e positiva. Vogliamo fare una bella prestazione. Sibide, Lattanzio, guarda qui. Sibide, De Nipoti, dai, 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 dai. Che se iniziamo a ruotare con 22 giocatori. Ok, mi era saltato un attimo lo schermo a me. Sibide, bel cross. De Nipoti si avventa sulla palla prima di tutti e la butta dentro. Molto, molto bene, molto bene. Un tiro in porta, un gol, tanta fortuna, eh. Lodia. Loda, loda. Belli carichi. Dai, dai, spingiamo. Spingiamo, spingiamo. Direi che... per ora... siamo un po' lì lì. Ai, che fatica. A vedere un attimo, Reggiano ci sta spallinando, però noi abbiamo sempre molto possesso, calci d'angolo loro, stanno dominando loro, diciamoci le cose come stanno a livello di tiri, anche in porta stanno, ci stanno spallando, cioè riempiendo di pallonate. Allora ferma, Loda, vai. Dai, prendiamo sta palla e andiamo a fare il secondo. Corri, corri, Amenido, corri, Amenido. Bravo, Chiesti. Gerardi, 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 Gerardi. Ma non possiamo perdere ste palle. Gerardi! Devo far entrare anche te, però è un problema, è un problema, è un problema grosso. Poi dove sei andato? Poi dopo... guarda qui... due errori nella stessa azione, due, non uno, due. Ci tocca, ragazzi, mi tocca fare un po' di turnover, anche perché se non entrano mai in fiducia questi giocatori, per noi diventa complicatissimo giocare. Complicatissimo. Uno si infortuna in continuazione, due non abbiamo i cambi e tre non crescono. Chiesti, ti sei fatto prendere in giro. Fuori gioco, fuori gioco, fuori gioco. Annullato. Pff, che culo. Che culo. Ok.
Abbiamo dominato il possesso palla. Dai. Dai. Incoraggiali. Dai, dai, dai. Giustamente loro, se hanno dei giocatori Sampieris Durmisi di Serie A, non top, ma di Serie A. Fra un po' facciamo i cambi, eh. Appena abbiamo il comunica, facciamo adesso i cambi. Irardi, vai Valde, Di Nipoti, vai Ferrari e fai il tuo ruolo fulcro di gioco di attacco. Celso, vai Sonas, Sibide, vai Coric e Lattanzio, vai Bar. Dobbiamo andare un po' aperta, provate a fare il gol della vittoria. Se non ci diamo una sferzata di energie, io li incoraggio, non ce l'ho più. Ok, Coric, punizionissima. Franco. Ha messo l'incoraggia. Bella persona che capisce subito. Franco, bravo. Molto bene, molto bene. Loda. Ferrari ha già un 7, non si sa perché è entrato 7. Ci sta, mi piace sta cosa. Teniamo la mentalità positiva. Loda. Teniamola equilibrata ora. Dai, dammi un calma. Comunica. Niente, non posso comunicare. Ok. Calma. Gioca, Bar. Gioca. Non perdere palla. Non perdiamo il pallone. Tieni il pallone. Meroni. Boom, la butta. Va bene. Gran partita di cuore, bravi tutti, abbiamo fatto girare la squadra, nonostante tutti. La Cremonese sta facendo un percorso clamoroso, anche la Cremonese. Valore stimato 27 milioni, giusto per controllare una cosa, giusto per 9,32. Penso che siamo saliti, Reggiana 7. Come 7. Questo è il loro talento? Sembra strano, eh? Vabbè, meglio per noi. Comunque qua la Reggiana, eh? Bene, siamo a 15 punti. Nessuna difficoltà. Effettivamente abbiamo giocato con tutte le riserve, eh? Effettivamente sì. Venezia è strano che sia là. Il Torino. Vabbè. È stata bene che hanno annullato quel gol in fuorigioco. Allora. Molto bene. Allenamento. Preparatori. Gestiamo i preparatori. Gestiamo i tutoraggi. Facciamo prima la riabilitazione. Come va fatta. Ok. E basta. Mariano. Grazie, ma no, grazie. Ok, a riposo. Oh, sono anche contento per la gestione. No, da qui. Da Batista in giù. Intensità normale. Così abbiamo fatto veramente il giro a 360 gradi con tutta la squadra, con quelli che effettivamente considero giocatori. Vai, coraggio, inizia allenamento, va bene. Giocatori che possono far parte di questa rosa e fanno parte in questo momento di questa rosa. Siamo freschi per giocare contro il Palermo
E abbiamo due trasferte durissime. Meno male che abbiamo vinto questa. Meno male che abbiamo vinto questa. Discuti il nuovo contratto. Un attimo. Aumenta il prezzo. Boccalone. Vai avanti. Battista sta calando. Vabbè, lo venderemo. Ok, continua. Allora, sia. Improbabile che migliori. Buono per la C, sepe. Non mi piace neanche. Ah, per la C, giusto. Decente per la B. No, 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 no. Allora. Salviamo. Allora. Partenza shock. Because. No, niente a parte. Bene, molto bene. Stiamo facendo, secondo me, tutto bene. Magari potremmo migliorare qualcosina, ma in linea di massima mi sembra che sia tutto corretto e coerente. Ferrari. Ok. Climo, Batista, Valde, Var, Sonas, Coric, abbiamo bisogno di calci piazzati. Rodriguez, oh, sei tornato, molto bene. Ok. Finché Costa sta lì, ci mettiamo Proia. Zimmer, Sergi Gomez e Romagna. Ok, vediamo. Vedi, stiamo un po' migliorando questi. Proia non ci serve come restanti. Talarico mi dispiace perché è stato fondamentale e titolare per tutta la Serie C, ma non ha fatto il salto di qualità. Non ha fatto quel salto di qualità che ci serve. E quindi. È un giocatore di spicco per la C, va bene, di spicco. Ci ha fatto familiarità massima, molto bene. Ci ha fatto bene l'altro anno, però. Però. Abbiamo di meglio ora. Soprattutto perché abbiamo cambiato modulo e non c'è più un incontrista, barra una centrocampista di quantità. Abbiamo alzato la qualità per avere più possesso, ridurre le occasioni degli altri, perché più la tiene. Teniamo la palla noi, meno la tengono loro, e aumentare magari le nostre. Però adesso ci andiamo su dietro e proviamo incontro il Palermo. Vediamo un po'. Andate in campo e date spettacolo. Ok, incoraggiamoli. Teniamo equilibrata? O teniamo positiva? Non lo so. Adesso teniamo equilibrata. Vediamo per ora. Se è il caso di metterla positiva a un certo punto. Bar. Climo. Bar. Mutta dentro. Coric. Coric con il tocco finale. Coric l'ha messa. Coric l'ha messa. Pam. La bordata di sinistro, il portiere poteva arrivarci, ma non ci arriva. Aia, aia, Stulak. Aia. Mettiti qua, portier. La tira qui, la tira nell'incrocio. Invece no, bravo portier. Ecco perché non gioco calcio. Allora, vediamo un po' qua. Vediamo un po'. Sonas, Valde, copri. Che fatica, ragazzi. Che fatica. Il Palermo. Se la spigne il Palermo. Lodiamo i ragazzi. Bene. Stiamo su di morale. Stanno macinando tiri. Stanno macinando loro, eh.
Valde Zimmerman ammonito, va bene. Soros, Valde Zimmerman. No! No, non ti farò spellere, no. Segre. Era da dire, eh? Era da dire. Cioè, Di Francesco. Qui, bene. Barra qui dovevo stringere qua. Bravi loro. Bravi loro, un po' lenti noi nella manovra di transizione difensiva, però bravi loro a sfruttare la ripartenza. E questo cazzo di passaggio di Zimmerman, non me lo puoi sbagliare te, non me lo puoi sbagliare te il massaggio. Piuttosto spazzala su. Va bene, dai, 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 non ci rassegniamo. Stiamo su. Oh, ce la stiamo giocando con il Palermo. Cioè, a inizio campionato non ci speravamo neanche, quindi stiamo lì. Andiamo. Possesso palla buono. Allora, continuiamo a spingere, a essere determinati in quello che stiamo facendo. Allora. Coric? Klimo palo! Palo di Klimovic! Marò, segli la piazza! Sonas, vai Lo Celso al posto di Sonas. Qui avremo bisogno di Costa. Sei infortunato, colui. Meroni. A posto di Merman, che è già ammonito. Teniamo. Qualche cambio, senza spostare troppo l'equilibrio di squadra. Sergi. Romagna. Per Coris Bar. Passeggio semplice, Romagna, Batista, Sergi Gomez, cambia lato, no, Batista, apre tutto, Meroni, Lo Celso, palo di nuovo, basta questi pali, due pali abbiamo preso, loro uno, non l'ho vista la stessa del palo però, vabbè. E andiamo, incoraggia. Io Bar ti devo cambiare. Lattanzio. Valde. Gerardi. Coric. Sibide. Vai. Speriamo di aver fatto le mosse giuste. Lo Celso, hai sbagliato quell'appoggio. Va, bravo Battista. Lattanzio. Sei fresco. Adesso un assedio del Palermo, è un assedio. Uf, grande Russo. Dai, incoraggiamo la squadra. Dammi sto comunicazione. 4 minuti di fuoco. Teniamo. Ottimo. Ottimo. Avremmo meritato anche qualcosina in più noi? Probabilmente con queste statistiche sì. 645 rispetto ai 300. Però ragazzi, cioè, stiamo giocando contro gente più forte. Più forte. Punto. Ronaldo. 1.900.000. Guarda se costano queste. Ceccaroni. Cioè, hanno della gente pronta loro. E abbiamo meritato noi. Quindi ci riteniamo più che soddisfatti. Molto bene, bravi. Esatto, quando i numeri abbiamo vinto noi. Cremonese non... Asfalta l'Ascoli. Va bene. No, Vicenza ha gettato il vento la vittoria, ecco. Vabbè. Questa qui... Bisogna andare a prendere il giornalista che l'ha scritta e tirargli le orecchie, eh? Chi è che l'ha scritta? Non c'è, vedi?
Non c'è il, la firma. Planet. Chi è? Chi è il giornalista? Maledetti. Dai, salviamo. E questo video lo continuerò tra poco. Adesso ho un impegno. E farò la seconda parte con la chiusura, con anche la partita del, del Modena. Preparazione, ok. Abbiamo tirato un po' via, eh. Non abbiamo fatto questa cosina qua di allenamento. Mezza. Normale. Allora. Quasi quasi. C'ho un altro giorno? No. Va bene, va bene, va bene uguale, va bene uguale. Va bene uguale. No. Faccio già la formazione, faccio già tutto. Già ragionando. Meroni qui. Sibide. Lo Celso. Amido. Vediamo come se la fraseggiano fra loro due, Amido e Ferrari. Io direi che siamo... Ah, c'è anche... Gerson. Gerson, 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 vai te. È vero che c'è anche Gerson. Giusto, giusto. Proviamo Gerson. Proviamo Gerson, proviamo Gerson. Vorrei quasi quasi farlo ora, ma... Devo aspettare. Per voi sarà un attimo. Ci vediamo tra poco. Eccomi tornato. Andiamo subito. Quindi controllo un secondo la formazione. L'avevo già fatta, ma preferisco darci un occhio aggiuntivo. Ok. E a sto punto giochiamo contro il Modena. Un'altra gara super difficile. Andiamo a vedere se riusciamo a portarcela a casa in qualche modo. Date spettacolo, difensori gasatevi, centrocampisti gasatevi, attaccanti sono già gasati. Andiamo, andiamo, andiamo. Valde, per Sibide, va, Sibide la butta dentro. Va bene, bravi, bravi, bravi. Incoraggiamo i ragazzi. Stiamo equilibrati, stiamo equilibrati. Buono. Stiamo dominando il possesso, sono contento. Ormai è diventata un'abitudine, quella di avere molto possesso. Mi fa solo che piacere. Se avessimo due ali, però dovremmo rinunciare a qualche altra parte del campo. Cioè, se aggiungiamo due ali, vuol dire che da qualche altra parte ci scopriamo. O mettiamo gli esterni a tutta fascia, ma non abbiamo questa forza fisica, atletica, tecnica, diciamo. Però, per ora... sono soddisfatto di quello che è il nostro percorso e continuiamo a incoraggiare i ragazzi. Rodriguez, Gerson, apre tutto per Sibide, dentro, Sibide, guarda Gerson, bella apertura, Sibide va deciso, non guarda in faccia nessuno, e la caccia dentro. Bravo Sibi. E lodiamo i ragazzi, li lodiamo, perché non stanno facendo bene. Battista non può essere già stanco. Dai Battista, dai. Abbiamo fatto anche in modo tale da fare un po' di turnover, quindi non... No, in realtà no, contro il Palermo hai giocato te, ma diciamo di sì, dai la prossima. Abbiamo dominato, bravi, il possesso palla, quello. Loro non hanno ancora tirato, effettivamente. Adesso, ovviamente l'ho detto, faranno gol, ma non possiamo
esimerci dal dire che stiamo facendo una, per ora una bella 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 partita. Il possesso palla è un po' calato, ma ci sta. Guarda, sto guardando le statistiche, le vedo positive. Teniamo ancora un po', ragazzi. Aia, bravo Sibi. Zimmerman apre tutto. Bravo. Ribaltiamo il gioco, ribaltiamo verso Meroni. Bravissimi. Andiamo belli larghi dall'altra parte. Batista, bene. Buon giro palla, ragazzi. Veramente buon giro palla per Ferrari. Li stiamo facendo tirare come matti. Bravi, 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 bravi. Incominciamo a metterci qualche cambio per avere un po' più di freschezza. Climo, è la tua occasione. Mettiamo seconda punta. Collega il centrocampo. No, facciamo il contrario magari. Gerson, dove sei? Dove sei? Eccoti qua. No, rimaniamo così. Bar è già stanco, è già. Valde pure, però non mi hanno convinto gli altri, non mi hanno convinto per niente. Ci mettiamo Coric, qualche calcio d'angolo magari ci porta vantaggio. Qui mettiamo Romagna, ok. E ci giochiamo un ultimo cambio un pelo più avanti, eh. L'ultimo cambio ce lo giochiamo un po' più avanti. Allora, Bebè, da così lontano spero che non tiri in porta, ok. Aia, aia, si vedeva, aia, aia, aia. Positiva. Cambiamo l'atteggiamento. Qui Romagna, già ammonito, sei appena entrato, sei già ammonito. Russo ha fatto anche una gran parata, poi in mezzo a tre dei nostri la prende lui. Peccato, 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 peccato. Incoraggiamo i ragazzi, dai. E facciamo anche quest'ultimo cambio. Sonas. Spingiamo. Sarebbero tre punti veramente d'oro questi. Bar, angolo. Abbiamo tutti quanti lunghi dentro. Niente, non abbiamo avuto successo in questa azione. E dobbiamo incoraggiarli. Porca miseria, questa partita la dovremmo portarcela a casa ancora con queste statistiche, però. Porca miseria, mi scoccia. No, niente. Peccato, perché di nuovo le statistiche ci danno vincenti. Però non riusciamo a avere quel passo in più. Però teniamo la testa, sì, molto bene. Teniamo la testa. E dov'è la Cremonese? Ha pareggiato col Sud Tirol. Noi abbiamo pareggiato col Modena. Si stanno un po' equilibrando le cose. Ha gettato via la vittoria, sempre ha gettato via. Non è il resoconto giusto. Però non abbiamo ancora perso. Siamo in Serie B, siamo appena arrivati in questa divisione. E ci stiamo facendo rispettare. Allora, recuperiamo le energie mentali e fisiche. Poi, qua una bella partita della coriabilitazione. Ok. Qua avremo di nuovo due partite belle toste. Una di queste è la Cremonese. E direi che ci mettiamo in questo modo. Qui farei anche un'altra riabilitazione, ragazzi. Io qua farei un'altra riabilitazione per essere più tranquillo possibile per quanto riguarda
la tenuta di campo in resistenza. Allora, gli esterni sono scarsi, però non possiamo intervenire sul mercato per due motivi: uno, perché non è più il momento; due, perché non abbiamo il budget. Però un esterno destro valido, nonostante l'infortunio di Costa, un altro esterno destro ci serve, perché Girardi non è a livello ed è un problema. Oddio, cosa è successo? Offre un nuovo contratto di 2 anni con l'ingaggio di 442. A chi? Al nostro Gigi? Momento, qual è l'obiettivo? Allora, contratti... Tentare di evitare la recessione, raggiungere la Coppa Italia vera e propria. Scade il contratto. Avviamo i negoziati. Aumento in caso di promozione, riduzione dello stipendio in caso di recessione, percentuale di indennizzo richiesta dal club per un ruolo manageriale. La classe riduce il rimborso spettante alla società, l'allenatore accetta l'offerta per un ruolo manageriale. Questa la rimuovo. E vorrei prendere un po' di più. 600.000 euro secondo me sono, dai, 507, va bene, 581, più 20 milioni sono 500.000 euro, secondo me è più che onesto, è onesto. Nuovo contratto, molto bene, e Del Neri si fa subito capire, molto molto bene. Abbiamo firmato per il Vicenza, per ora stiamo facendo un ottimo lavoro e ce l'ha palesato la società, sono contento. Andremo avanti col Vicenza finché c'è possibilità di crescita, e adesso la vedo ancora possibilità di crescita. Un altro pareggio contro l'Hellas. No, lui va bene, basta che sappia un po' parlare italiano, non voglio che sia un letterato, mi basta che sappia tre parole. Allora, no, teniamo la partita così. Allora, Romagna, Coric per Sibide. Girardi, come faccio a farti giocare? Testa è ancora fermo 3 settimane, eh? Porca miseria. Klimovic. Ok, titolarissimi. E andiamo. Siamo in un buono spot. Speriamo di raccogliere qualche punto oggi. Vediamo un po'. Per ora tutto tace. Stiamo facendo comunque il nostro gioco. Vincono più contrasti gli altri, eh? Questo. Però abbiamo molti passaggi completati. Possesso palla a nostro favore. Continuiamo a incoraggiare i ragazzi. Cerchiamo magari di prendere dei calci di punizione con Coric. Valde incomincia a essere stanco, purino. Le sta giocando tutte. Però
non abbiamo sostituti all'altezza, ripeto, non voglio diventare monotono, ma ci serve a gennaio di prendere un terzo, di andare via quelli che devono andare via. Ehi, fallo. Dai, incoraggia la squadra. Forza, forza, forza. Le squadre non si toccano. Hanno gente forte. E gioca a ritmi più alti lo Celso. Non è un problema. Yepes, calcio d'angolo. Sfiorano il gol. Dobbiamo stare super attenti, super vigili. Aia. Uff. Va bene. Valde. Cosa fai? Porca vacca, Valde, questo non è il tuo ruolo. Tu non devi spingere così inutilmente uno contro tutti. Non è il tuo, non devi farlo. Dobbiamo costruire. Se non facciamo una rete di passaggi individualmente non siamo forti. Quindi giochiamo insieme. Siamo in sofferenza, eh? Si percepisce dai tiri in porta nostri e loro. Vediamo se riusciamo a dare una sferzata al gioco. Proviamo. Valde, Gerardi, Zimmer, Meroni, Batista, Wolbrecht, Coric, Sibino, Sonas e Ferrari. Ci mettiamo Gerson. Però fai... Fai quello che dici. Dove sei Gerson? Eccolo qua. Il centravanti d'attacco. Fate vedere il vostro valore. Vai. E vorrei metterla positiva e incoraggiare i ragazzuoli. Stiamo pareggiando una marea di partite per ora. Sarebbero anche questi 3 punti d'oro, ma niente. Sto giro gli altri però hanno fatto 0 tiri in porta. Nonostante questo hanno un XG superiore. Noi non abbiamo creato nulla di interessante. Peccato. Vedi, loro c'erano anche un rosso. Non abbiamo sfruttato la cosa. Ce l'hanno messo in quel posto. Dai. Teniamo botta, nonostante tutto teniamo botta. Che la Cremonese ha perso contro il Torino, il Torino sta iniziando a rodare. E Spezia e Bari, Spezia ha vinto contro Cesena. Va bene. Dai. Siamo comunque messi bene. No, adesso Climo Tetti appena preso. Avanti adesso. Va bene così, va bene, è inutile spendere dei soldi adesso. 9.000 euro possono fare la differenza. Sonas, no, non serve fargli fare nulla. No, aumento il prezzo, ok. Allenamento, preparatori. Adesso abbiamo subito un'altra partita, giusto?
sistemiamo già queste, ok, e dagli nipoti a Alessio, anzi, normale. Ok, vai, ecco, contro la Cremonese. E gli cacciamo una riabilitazione? Sì, c'è già, ok. Ok. No, Gerardi, tu non... Interrompi. Ok. Va bene. Osservazione finita. Potenzialmente devo essere B. Buono per essere B. Costa, no. Tavares costa. Costa. Papetti. Costa. Costa. E Galazzi costa. Knudsen decente. No, non è il nostro. Non è il nostro. Allora, Sonas, ok. Ci sta. E loro continuano ad allenarsi lì, va bene, non c'è problema. La nostra miglior difesa è... Cos'è? Contrasti, ecco, abbiamo pochi contrasti vinti e passaggi dell'avversario, ecco, buono. Dobbiamo cercare uno che abbia più contrasti. Abbiamo vinto il gol del mese con Persibide, molto bene. Andiamo. Ok, allora... direi che stiamo facendo un ottimo lavoro, eh? Ah, sono contenti anche trasferimenti 7.5 e non si può guardare perché abbiamo fatto una squadra della Madonna rispetto alle finanze che avevamo, però Costa giustamente non è ancora pronto. Prudente. No. Teniamo come siamo. Allora, mettiamoci Sonas e Sibide. Qua non ci possiamo permettere cambi. Forse Rodriguez qua. Abbiamo l'attacco più pesante possibile. Vediamo. Sto incominciando ad essere un po' troppo fiducioso, probabilmente. Vediamo un po'. Forse sono troppo fiducioso. Forse sono troppo positivo. Ok, calcio d'angolo. Calcio d'angolo, siamo tutti quanti grandi, ragazzi. Cioè, abbiamo tre centrali più due punte di 1,90 m o superiore. Dai, siamo già sotto di parecchio. Tre tiri in porta hanno già fatto. Cioè, due tiri in porta e tre tiri totali. Qua ci stanno prendendo a calci. Però noi dobbiamo fare la nostra squadra, la nostra partita. Qui abbiamo... qui giochiamo di più noi nella propria metà campo difensiva.
Faremo fatica a fare un tiro in porta, vedo, eh. Anche col possesso facciamo fatica. Va bene, va bene, va bene. Noi giochiamo il nostro calcio. Gli altri saranno più forti, ma noi dobbiamo fare il nostro. Non abbiamo giocato a viso aperto, assolutamente no. Però mi può andare bene questo primo tempo. Valde stanco, no. Lo so che l'efficacia dei tiri è stata pessima, ragazzi, lo so, non andiamo là. Vai, continuiamo a lavare il sodo. Proviamo a gestirla così e poi dopo facciamo i cambi. Gli esterni, tutta la fascia centrale, Bar, Batista e Valde sarebbe da cambiare insieme a Romagna e Ferrari. Siamo fatica a tenere palla. Noi o rubiamo la palla e facciamo una ripartenza, se no la vedo dura. Valde, stringi, 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 stringi. Ci stanno schiacciando. Che fatica, ragazzi. Ci stanno schiacciando sempre più in basso questi, eh. Sibide si è fatto male. Lo cambiamo. No, vuole stare in campo? No, non può stare in campo. Batista, Wolbrecht. Mi tocca fare i cambi. Pensate, mi tocca fare sti cambi qua. Maledetti. Franco. No, che Franco, scusami. Meroni. Dai. No, conferma. Ok. Siamo freschi adesso, ragazzi. Cerchiamo di gestire questa freschezza che abbiamo. Cerchiamo di gestire questa freschezza. Incoraggio la squadra. È una partita durissima questa, ragazzi. Durissima. 20 minuti di fuoco. 20 minuti di fuoco. Ok. Che difficoltà a giocare. La Tanto ogni volta che ha palla la perdiamo. Però abbiamo questi giocatori. Tanto lì. Gerson, qui ha sbagliato più Gerson, eh. Si è anticipato Borrelli. Portanova fa il fenomeno. Lì il Russo però potevi prenderla, eh. Onestamente potevi provarla a prendere, eh. Spingi? Dai, intanto sei appena arrivato, spingi. Bella. Ierardi, ma dove la butti? Una bellissima azione, Ierardi ha buttato tutto nel cesso, tutto. Tutto nel cesso, porca di quella vacca. Arriva la prima sconfitta del Vicenza a casa della Cremonese. Avete dato tutto, è tutto quello che chiedevo. Sono contento. Abbiamo dovuto fare anche dei cambi perché abbiamo dovuto farli. Sibide 2-3 giorni. E le altre squadre si stanno, diciamo, gestendo. Stanno crescendo di condizione, stanno crescendo di affiatamento. Spero anche noi, però per ora non lo vedo così tanto l'affiatamento. Cioè, in realtà sì, perché abbiamo fatto tanti passaggi. Il problema sono sempre gli esterni. Il nostro problema sono gli esterni, che non abbiamo. Ma se ne faremo una ragione. E lavoreremo per migliorarli. Già quelli che abbiamo adesso, se li vogliamo riscattare, ci vanno via 6 milioni. Penso che non avremo quella cifra.
penso che non riusciremo ad avere quella cifra, a meno che non succeda qualcosa di inaspettato. Forse dovremmo vendere prima dei giocatori per poterceli riscattare. E a quel punto... Come non è felice? Ma gioca come terzino da... Ma sei ubriaco? Valde. Terzino. Terzino fluidificante, destro. E dove gioca, scusami? Terzino fluidificante, destro. Dove devo metterlo? Non è con... Dai, io però non posso avere gente così. Ma sta crescendo, sta crescendo. Ma porca vacca, sta crescendo. Come fai a dire che non sta crescendo? Ok, per ora ci fermiamo un attimo. Eccoci di nuovo. Allora, riprendiamo un attimo, abbiamo qua del riposo, perfetto. Faremo dei cambi. Eh sì, qua ci hanno superato, ci stanno prendendo, però siamo già tra le prime sette, diciamo, e non sarebbe una brutta cosa. Ah, accendo la musica un po' di sottofondo. Allora, facciamo i cambi che mi suggerisce lui, vediamo un attimo. Mettiamo anche positiva. Allora, Royan non si può vedere in quel posto, detto così è brutto, però non si può vedere lì. Sono se stanco, Costa è stanco, Ferrari comunque lo portiamo dietro al posto di Proia, con Fente, Zimmerman, Sibide è fermo un attimo, ancora 11 giorni per Costa. Ilu, non mangiare l'osso che spacchi i timpani. Sonas ovviamente lo portiamo dietro in ogni caso. E o adesso o mai più. O adesso o mai più. No, dov'è Franco? Franco qui. Chesti e Meroni. Ok. Va bene, va bene, va bene, va bene. E Talarico? No, Talarico non c'entra nulla con sto modulo. Piuttosto metto avanti Noart. Ok, salviamo e proviamo a portarci a casa questa partita. Lo so che molti non sono in forma, ma non c'è problema. Noi dobbiamo fare il nostro e cercare di portare più avanti possibile questa partita e andare avanti di posizioni e di punteggio nel campionato. Incoraggiamo la squadra. Lattanzio, Lattanzio! Non riusciamo a buttarla dentro. Siamo in un momento... No, Coric! Buttala dentro, Cori. Oh, sopra traversa. Va bene, dai, dai, dai. Ok, la beffa non, no, grazie. Noi abbiamo un XG bassissimo. Nonostante abbiamo fatto solo due tiri, però vabbè. Russo, Coric, Kesti. Coric. Batista.
Lo Celso, Batista, Lo Celso, Coric, da lontanissimo, Sassi si allunga e la butta in angolo, Coric, calcio d'angolo, non riusciamo a fare la differenza, Coric di nuovo ci va vicino, ma niente ancora, incoraggiamo la squadra, cerchiamo di buttarla dentro perché siamo un po' a secco. Dopo l'ultima partita, ci abbiamo anche un ammonito, no, loro. Sassi la butta là in mezzo. Contropiede avversario. Bravo Chesti. Chesti, buon intervento. Russo, perché? 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 Meroni libero. Qua, 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 qua. Non lì, là. Maledetto, 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 maledetto. 73% del possesso, veramente, 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 veramente. Come si fa? Come si fa? Dai, remontata, remontata. Amenido. Amenido sta underperformando parecchio. Russo, puoi prenderla, eh? Non è che dobbiamo concedere per forza un calcio d'angolo, eh? Brutta, brutta questa. Questa è brutta. Questa è bruttissima. Dai, un bel gol. Un bel gol adesso. Amenido! Oh! Finalmente è uscito fuori Amenido. Chesti, Lattanzio, Lattanzio per Amenido che la schiaffa dentro da lontanissimo. Oh, bravi, bravi, bravi. Adesso però bisogna portarla a casa, eh? Io devo cambiare anche Batista. Bravo Russo, buona uscita, Chesti, vai. Aia, 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 aia. Aia. I buchi ci sono, dovremmo essere pieni di gente lì in mezzo, invece no, e invece no, ci facciamo fregare da Mora. Wallbright, non puoi uscire così. Cori devi essere franco, devi arrivare prima. Meroni devi scalare. Siamo lenti, ragazzi. Siamo lenti come la messa cantata. I titolari non sono... Cioè, appena facciamo un po' di rotazione andiamo subito a perdere qualità. Ed è pessimo, pessimo, pessimo. Difesa addormentata. Addormentata clamorosamente la difesa. Dobbiamo buttarci molto offensiva. E anche questa non ce la meritiamo così, non ce la meritiamo. Non ce la meritiamo così. Cioè... È veramente demotivante... Perdere queste partite così, senza alcuna ragione valida. Stiamo anche spingendo tanto, ma non riusciamo a uscire dal tunnel. Loro sono bravi a far girare il pallone, non riusciamo a rubargliela. Non stiamo pressando niente, li accompagniamo e basta. Brutta uscita, veramente brutta uscita questa, bruttissima uscita, pessimo, 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 pessima partita questa proprio male, 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 male.
Malissimo, malissimo questa partita. Porca miseria. Peccato, peccato, veramente siamo molto offensivi ma non riusciamo a giocare minimamente un buon caso. Loro comunque 4 gol, 1,76, 5 tiri in porta, 4 gol agghiacciante. Rigore, poi sì, va bene, rigore, va bene. Stiamo esagerando, pure rigore, non si sa perché, non si sa per come, va bene, va bene. Prendiamo degli schiaffi oggi, prendiamo tanti, tanti schiaffi. Tanti schiaffi. Senza senso. Non ha senso. Questa partita non ha veramente alcun senso. Tremendo, tremendo, tremendo. Dopo anche un recupero, non è... Nel primo tempo, crolliamo nel secondo tempo senza... Niente, senza niente, proprio zero. Zero. Vuol dire che dovremmo giocare solo con i titolari. La prova l'hanno avuta. Sono arrabbiato. Perché non è questo il modo di perdere. Non è questo il modo di perdere. Non è questo il modo di perdere. No, sfortunata è un parolone. 5 gol non è sfortuna. Le altre magari sì. Ma porca vacca, porca vacca, porca vacca. Pessima, pessima, pessima prestazione. Pessimissima prestazione. Veramente pessima. Pessima prestazione. Io ho dato la possibilità, non dovevo dargli quella possibilità, dovevo fregarmene e basta, devo semplicemente fregarmene, lasciare che questi facessero quello che fanno, cioè schifo, e non preoccuparmi di loro. Però uno li vuole provare a far entrare nelle rotazioni, ma niente, niente, niente. Abbiamo fatto questo errore, non lo ripeteremo più. Non lo possiamo più ripetere, questo errore. Fiducia bassa rispetto a questi che si sono fatti prendere a schiaffi. Prendere a schiaffi. Due perse di fila pesanti, pesanti queste sconfitte. Siamo partiti molto 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 forti, per carità, e abbiamo un po' di... Ok, e abbiamo un po' di margine, ma... E adesso sarà... difficile, perché l'appetito viene mangiando, e... Ed eravamo lì, lì su, e mi piaceva stare lì su, quindi ci proveremo a rimanere. Allora, intanto qua, no, 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 lasciamo così, passiamo lì, perché dobbiamo farli arrabbiare? Diciamoli che sono stelle, non è mica un problema. Ok, 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 esatto. No, questo e dov'è Sergio? Ok, questa è la formazione tipo. Loro devo comunque portarmeli dietro perché non ho altri. E fine. No. Annulla. Salviamo.
Andiamo avanti. Non so se l'episodio verrà particolarmente lungo, perché ho fatto diversi, cioè ho fatto due stacchi e non so. Allora, abbiamo giocatori con la nazionale. Allora, fammi vedere intanto i focus a zero. Allora, ci sborra. La Samp. Il prezzo è molto basso. Quanto vorrebbe di stipendio? 5,50. Contata per ingaggio. No. Zero. Qui non ci siamo, eh. Ok. Terzino così costo lo possiamo vendere. Dobbiamo fare delle scelte adesso, perché non possiamo avere dei terzini che non danno. Costa è stato importantissimo, ma adesso si fatica. E se a 30 anni prende anche molto di stipendio, se riuscissimo a vendere Costa, prenderci dei soldi, reggerci lo stipendio e prenderci Sborra al suo posto, avremo comunque un sostituto adeguato. E avremmo guadagnato sia dei soldi del trasferimento sia dello stipendio, quindi è un'ottima mossa da quel punto di vista. E vorrei vedere però il costi a zero. No, via dalle balle. Rog, Iannoni, no, devi costare zero. No, non ci sono. Va bene. Ci serve un esterno destro, un terzino destro. Ok, Russo sta migliorando. Costa riprende, benissimo. Non riesce a giocare, mi interessa poco, con Fente. E noi andiamo qua avanti. Ok. Interrompi. Inizia l'allenamento per Batista, molto bene. Avanti, questi qui vanno avanti. Ok. Togli e metti, non ho capito lo staff che uno dice di mettere, uno dice di togliere, ma mettetevi d'accordo un attimo. Allora, intensità qui mezza e gli altri, normale. Tutti gli altri, da Lattanzio fino a Klimovic, normale. Salviamo. Ormai ho sto tick del salvataggio. Allora. Vai. Terzino destro. Peccato che prendi un botto. E costi anche un botto. Fatemi vedere un attimo negli osservatori qua. Qui, da qui, in realtà è qui. Posizione, no, che punta centrale questa. E vorrei fare un terzino, vorrei un terzino fluidificante di supporto. Togli anche il ruolo. Anche a 30 anni, svincolato a sto punto. Perché c'era un 2000 prima? Toffolo, adesso. Morey a zero. $582.
Adesso ci andiamo, perché 585. Ok, a zero ti vendo se non... Ok. Se venissero questi, effettivamente faremo tanta roba, tanta tanta roba. E allo stesso tempo dovremmo dar via altri giocatori. Quali? Proia. Dai, a 60. Poi Gherardi, ti posso anche tenere l'under 20. E Confente, te ha bisogno di vendere veramente tanto. Anche te a 60. E contributo, niente. Poi Costa, ti vorrei vendere. $500. Vediamo. Anche Sonas, no, sta migliorando, dai. Sta facendo il bravo. Gherardi, tu no, dai. Facciamo in serie Gherardi. Io per 60 ti vendo. Vai. In serie C giochi, ti diverti, fai quello che devi fare. Non siete al livello della B, mi dispiace. Vabbè. Io più di far così non so cosa fare. Accetta. Molto bene. Mandalo in lingua intensivo. Adesso facciamo un po' di cambi, terzino fluidificante di supporto. Mi spiace, ma basta, mi sono veramente stufato. Sempre, e tu sei sempre disponibile per 90 minuti. E magari inizi con l'under 20. Fai una partitella con l'under 20, giusto per scaldarti un attimo. Allora, abbiamo preso già, mi sa che è già arrivato, perché era svincolato. Oh, che ti sborra. Perfetto. Oh, abbiamo preso i terzini. Non so come si è messi a livello di soldi, penso male, però va bene. Abbiamo preso dei giocatori che secondo me sono abili. $27 per Cisborra. Posto. Ragazzi, a un certo punto bisogna fare determinate scelte.
I nostri li abbiamo provati, riprovati, non hanno dato alcun segnale di vita. E basta, basta, basta. Per Costa, Irardi, dove è andato? Mori, ok. Irardi, mi dispiace. Non è vero che mi dispiace, però... Kilu, ecco pur muore, grazie. Klimovic, Ferrari, Lo Celso, Sonas. Partiamo così. Sibide, ahimè, è ancora in... Non è ancora a posto? È ancora un pochino acciaccato. Gomez, Meroni... No, Romagna. Ok. Oh, basta, eh. Basta passi falsi. Bisogna... È andato via la luce. Sta abbassando qualche luce. E si va. La luce del giorno appunto sta incominciando a calare. Via. Andiamo. Facciamo vedere il nostro valore. Incoraggiamo i ragazzi. Allora, per me questo è un derby. Per me, che sono romagnolo, è un derby. Quindi lo voglio doppiamente vincere. Uno per... Porca! Uno per la classifica e secondo appunto perché ci tengo particolarmente. Allora, incoraggiamo. Stiamo giocando bene per ora. Dobbiamo fare gol. Detto niente, però bisogna segnare. Se non segniamo, la vedo dura vincere le partite senza fare gol. Dai, Ferrari, non puoi esserti già... No. Cioè, ogni volta che sei in azione degli altri mi viene male. Lo Celso. Kilu è starnutito e ha fatto uscire la palla. Kilu. Eccolo qua. Lo Celso, di nuovo. Dai, hai fatto prima le misure, hai preso le misure, bene. Ed è gol! Francesco! Lo Celso! Bam! Bella, dritto per dritto. Molto bene. Loda. Dovremmo fare un altro gol, per essere un po' più tranquilli. Abbiamo dato 6 tiri in porta, abbiamo expected goals 0.83. Che cavolo di tiri abbiamo dato per avere così poco expected goals con 6 tiri in porta? Andiamo. Dai. Dai, dai. Crediamoci. Ferrari, gira. Valde. Zimmermann di nuovo. Per Valde. Incursione. Lo Celso. Ferrari. La svirgola. Valde la riprende. La butta in mezzo. Magori riesce a tuffarsi in tempo. Loda, Loda. Dai. Gorilla passa lunga. Contrasti di testa. Ma lo vince il Cesena. Quasi presa, una bella anticipo lì sarebbe stato vitale. Allora, incursione dal fondo, Spendi la butta dentro con un cross arrivato troppo libero. Giallo? No. Tolto quella impostazione che da quando l'ho messa, boh, mi sembra che la mia idea non sia proprio quella che hanno i giocatori. Mandate gli altri al gol, ma non è quella la mia idea. La mia idea è difendi,
E se proprio ti devi battere là, ti fai battere con un cross alto, lento, quello è il concetto, ma non è arrivato lo stesso concetto. Anche a loro, Climo Ferrari! Brum, 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 brum! Ferrari! Eccolo qui, bello Bar che perde palla in gambarella. Lo Celso però fa un miracolo. Klimovic lo vede subito di prima intenzione per Ferrari. Bravo Klimo. E bravo Ferrari a essere lì. Bravi, bravi, bravi. Loda. Teniamo ancora, teniamo ancora. Non possiamo permetterci robe strane. Teniamo ancora. Assolutamente teniamo ancora. E magari negli ultimi 10 minuti facciamo entrare i nuovi ragazzi. Bar ci sborra. Zimmerman ci mettiamo Meroni. Lo Celso ci mettiamo Coric. Valde ci mettiamo Morey. E Batista ci mettiamo Houellebecq. Dai, date un bonus. Dai, 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 dai. Loda. Ci sborra. Mamma mia, quanto dura sta azione? No, 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 no! Ma non è rigore! Ma è svenuto! Ma dai! Ma non è vero! Ma dai! Ma non è vero! Ma non è vero! Ma non è vero! Dai, ma che rigore è? Che rigore è? Che rigore è questo? Che rigore è? Che rigore è? Che rigore è questo? Dai! Io non ho parole, non ho parole. Questa è una ladrata, 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 che porca troia, che porca troia. Io delle ladrate così, veramente, veramente, agghiaccianti, proprio una ladrata. Sì, certo, cambia tutto. Il ladrato! Rigore regalato, regalato. Niente, 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 non si vince più, non si vince più. Aspetta il gol, loro non si sa come. Boh, più tiri in porta, il doppio. Più tiri, quasi il doppio. Più possesso. Più passaggi completati. E aspetta il ghost loro. Questa misto della fede, eh? Questo è un misto della fede. Dai, va là. Questa proprio un regalo. Un regalo, un regalo è stato, un regalo. Un regalo veramente, veramente, ma com'è possibile dare un rigore del genere? Oh, fa cadere le braccia, fa cadere le braccia. Ma fa veramente cadere le braccia una roba del genere, eh? Sarà possibile. Non è possibile, eh? Non è possibile. Ma un regalo così, no, eh. Un regalo così non è plausibile. Un regalo così non è plausibile, ragazzi. Proprio un regalo, un regalo. Che brutta roba. Ma che gioco sulle fasce? Ma che gioco sulle fasce?
Sono pensieroso. Pensieroso perché non ce lo meritiamo. Magari non ci meritavamo le prime partite vincenti così, però stiamo pagando veramente un grosso scotto, ma veramente grosso. Veramente troppo. No, no. Eccolo qui, finalizzazione. Ok. Doppia finalizzazione facciamo che qua. Riposo. Questo. Oh, non mi posso mettere la finalizzazione? Tecnica, finalizzazione. Ok. E qua riposo. Brutta sta cosa, eh. Brutta, brutta, brutta. Brutta. Veramente brutta. Perché abbiamo seminato molto bene, secondo me. Scarsa qualità di allenamento me ne frega veramente poco. Irardi, veramente, te non hai diritto di parola. Già ringrazio e baciati i gomiti che ti faccio stare in questo gruppo. Allora. Facciamo buon viso cattivo gioco. Facciamo buon viso a cattivo gioco. Vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po'. Allora. Voglio comunque tenere il possesso palla. Kane tre forte meno, ok, su. Non è mio Kane. Sfortunatamente, eh. Adesso dobbiamo allenarci per buttarla dentro, eh. Finché non riusciamo a togliersi queste soddisfazioni per i gol, è brutta. È brutta, 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 brutta. Formazione. Allora. Proviamo così. Ovviamente siamo già a posto. Calci piazzati con Coric. Questo è quanto. Questo è quanto. Dovremmo usare praticamente sempre gli stessi. Siamo sfavoriti. Non c'è problema. Non c'è problema. Dai, forza. Dobbiamo lottare su ogni centimetro di campo. E l'obiettivo è salvarsi, eh. Adesso rendiamoci anche conto un attimo. Lasciamo stare l'entusiasmo iniziale. Perché gli fai un cross te? Perché gli fai un cross te? Perché gli fai un cross te? Io non ho capito qua. Perché
Lo Celso, perché lì? Perché? 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 Più ci pensa a farti, penso io, visto che boh. Io non ho parole, non ho parole. Si potrà iniziare così bene e poi andare così male. Voglio fare adesso dopo una riunione di spogliatoio, eh. Assolutamente, riunione di spogliatoio. Perché qua qualcuno non ha capito come funziona, eh. E mi dispiace, eh. Non perché noi comunque ci dobbiamo salvare, è vero, come obiettivo, come la sua squadra. Però fare delle robe del genere non è possibile, perché non ci permette di giocare. Io voglio giocarmela con tutti, punto. Poi posso perdere, vincere, vabbè, però voglio giocarmela con tutti. Come è stato contro il Palermo, come è stato contro il Modena. Quelle sono partite, secondo me, che ci possono stare. Però tutte così no, tutte così no. Il Pisa si sta martellando, martellando pure il Pisa, che è più forte, ripetiamolo, però manca tutto. I passaggi sono stati buoni, abbiamo fatto poco, siamo aridi. Dalle stelle alle stalle, ragazzi, dalle stelle alle stalle. Crollo verticale potrebbe essere il titolo di questo episodio. Crollo verticale. Speriamo di fare una risalita pian piano, eh. Allora, non segniamo. Noi non segniamo. E non è una cosa da poco, eh. Si vede. Ci sborra. E la buttiamo tutta sulla velocità. Proviamo a metterla tutta sulla velocità. Però diventa complicato giocare, eh? Diventa veramente complicato. Però non molliamo, non andiamo giù. Sicuramente bisogna cercare di fare di meglio, però dobbiamo reagire, perché è un momento in cui la palla non entra. È un momento in cui non ci riescono le nostre cose. È un momento in cui siamo in difficoltà. Però dobbiamo riprenderci. Bravo! Ci manca l'ultimo metro. E anche prenderci dei rigori ogni tanto. Cioè, quella vittoria col Cesena ci sta. Qui ci ammazza a livello psicologico più che altro. Mamma mia, che passaggino che abbiamo fatto. Loro stanno da zero, sono pure a posto. Male. Stiamo scendendo. Adesso si hanno ripreso anche le altre. Però siamo a 5 punti dalla vetta. Dai, crediamoci. Sceva ci sta, però dobbiamo incominciare a critica. Allora, dov'è? Mm.
Non posso fare una riunione? Oh, ok. Incoraggio. Oh, dai, dai. Dobbiamo stringerci e darci una mano, eh? Quindi, mezza intensità codesti e questi intensità normale. Io non posso spingere gli allenamenti perché sennò siete stanchi morti e giochiamo in pochi. Il motivo è che non abbiamo cambi. E ci sta, ci sta. Ed è quello che dobbiamo gestire. Pronto a tirare di prima. Ok. Dai. Ok. Va bene. Ecco anche il Cagliari. Pronostici Vicenza. Il Cagliari. Ottobre, mamma mia, ragazzi. Ottobre, ma anche già da metà da settembre, ottobre. Che brutta roba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Abbiamo fatto 7 partite oggi. 8. Facciamo 8 partite. Poi se riusciamo a fare queste altre nella prossima puntata, dopo abbiamo già il coso. Favorito il Vicenza, favorito il Torino, favorito il Benevento. Non l'avrei mai detto che contro. Sì, ok. Non avrei mai detto che contro il Cagliari fossimo favoriti noi, però. Vabbè. Pareggio, tutti quanti si aspettano un pareggio. Va bene. Allora. Allora. Wall break un attimo. Dai un attimo di pace. Morey, dai un attimo anche te di pace a lui. Cisbora, dagli un attimo a lui. Franco. Meroni. Chesti. Sibide. Sonas, invertiamo. Klimovic e Amenido. Proviamo. Costa lo convochiamo al posto di Lattanzio. Abbiamo fatto un turnover totale. Però con quelli che bene o male giocano a parte Chesti, però. Dai, andiamo. Andiamo, andiamo, andiamo. Forse non avrei dovuto farlo. Nonostante le cose, ho ancora fiducia in questa squadra, eh? Ho fiducia. Ho fiducia. Ho fiducia in questa squadra. Dobbiamo trovare la quadra di nuovo. Dobbiamo riprendere i nostri meccanismi. Siamo in casa. Incoraggiamo i ragazzi e riprendiamo dove abbiamo lasciato, eh? Augello. Ce l'ho il fantacalcio, Augello, però. Va bene. Allora, vai, apri tutto. Boom! Parata? Ci manca quel pezzettino in più! Quel pezzettino ci manca! Adesso li alleno alla finalizzazione che riescono a segnare anche con la punta dell'orecchio. Porca miseria. Dai, 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 dai. Mori. Sull'esterno si bide. Oh, Sonas, segna. Oh, gonfia la rete, gonfia la rete, gonfia la rete. Gonfiala. Loda. Bene, bravi. Dai, ci serve questa grinta, ci serve questa grinta.
gli altri non molleranno. Dobbiamo fare il 2, dobbiamo fare il 2, dobbiamo fare il 2. Loda. Dobbiamo fare il 2-0. Non ci possiamo fermare. Buono. Cinque tiri in porta. Oh. È un peccato, cinque tiri in porta, un gol. È un peccato. Dai, 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 dai. Non si molla. Manteniamo pressione, manteniamo la pressione. Alo. No, Mori si è fatto male. Valde. Batista. Zimmerman. Koric. Costa. È il tuo momento, eh? Andiamo, eh. Teniamo. Abbiamo messo dei cambi di qualità. Molta qualità. Quindi oserei dire che dobbiamo fare. Adesso guiderò anche i giocatori individualmente. Penso sia arrivato il momento. Orca puttanaccia. Segna. Poi non riusciamo a segnare. Non riusciamo a segnare. Fatica, fatica, fatica. Loda. Niente. Non ci spegniamo, non ci spegniamo. Teniamo, teniamo lì. Teniamo lì. Non concediamo dei rigori. Del. Mm? Allora, 83esimo. Teniamo le energie, teniamo queste energie. Per creare gioco, per non andare sotto difficoltà noi. Chiediamo un calma. La nostra, Koric. Franco, un altro palo. Io non ci credo, eh. Oggi comunque abbiamo preso due pali e abbiamo avuto delle occasioni da fare 4-0, 3-0. Dai. Abbiamo vinto contro il Cagliari. Questa qui mi sta qua, anche contro l'Atalanta. Abbiamo perso due partite. Infortunato. Va bene, va bene, va bene. Va bene, si fa per dire, era meglio dall'altra parte, perché abbiamo i cambi dall'altra parte. Che cavolo, che cavolo, che cavolo. Che rabbia. Almeno abbiamo vinto. Guardiamo le cose positive. Partiamo da queste. Mezza. Tutti invece questi che hanno bassa vanno a fare normale. Ma non vi preoccupate, non vi preoccupate, perché adesso abbiamo una partita fra 3 giorni spacchiati. Non vi preoccupate, non vi preoccupate. Riabilitazione subito. I livelli del City, grazie. Novità. Pau Torres. Cosa c'entra Pau Torres? Chi è questo? Però, Liner. Musiala, Bernardo, Pau Torres, Liner, Leao. Hakimi, Nkunku, Alexander Arnold. Vabbè, non è il nostro, non è il nostro. Allora, il Torino. Faccio io i cambi.
Faccio i cambi, non mi rompete le balle. Oh, miglior primo gol del mese. Va bene. Noi quando facciamo gol è un euro gol. Vabbè, va bene, per carità. Meglio farlo che no, però. Continua. Ok. Riunione tattica. Allora, questi, anche questi sono forti. Sono forti. Ok. Incominciamo a dare delle istruzioni personalizzate. Corri più rischi. Ok. E anche lui voglio che corra un po' più di qualche rischio in più. Oh. Personalizzate. No, via questo. Personalizzate. Istruzioni. Tira di più, corre più rischi e dribbla di più. E se no, idem con patate. Qui ho bisogno di giocatori che dribblano e tirano. Ok, uguale lui. Mi tocca già mettere impostazioni di questo tipo, eh? Ok. Mi tocca già fare sta roba. Non pensavo, però vabbè. Tira di meno, tira di meno. Tenere posizione, perfetto. Perfetto. Lui è già a posto. Ok, annulla quindi. Questo lato. Istruzioni. Io vorrei che stia largo. E cross la linea di fondo. Uguale. Largo e cross la linea di fondo. Poi qui ci mettiamo Valde. Qui ci mettiamo Bar. Qui ci mettiamo il nostro Romagna. Sergi e Zimmer. E Battista, ma anche lui ce li ha personalizzate, spero. Ah, ognuno ha proprio le sue. Va bene, va bene, va bene. Non c'è mica problema. Qui devono fare tutti la stessa cosa. Ah, ok, vedi che qui è uguale. Ok. Ok. Qua. Fondamentale lui. Allora. Questi non devono dribblare. Ok. Corri meno rischi. Uguale. Corri meno rischi. Ok. Oh. Oh, un po' di calma. Bene. Che cosa hai evidenziato? Tanto Gerardi lo mettiamo al posto di Morey, che si è fatto male. E direi che siamo abbastanza in regola. Ultima partita di oggi. Allora. Andate e sorprendeteli.
Andiamo, proviamo. Incoraggiamo la squadra. È una squadra veramente forte, eh. Il Torino è veramente, veramente forte. Sono veramente bravi. Sono bravi. Sono bravi. Sono bravi. Guarda che piedino che c'ha questo. L'ha messa nei piedi è questo qua. Sono bravi. Cioè, nulla da dire. Grazie al piffero. Grazie al piffero. Sono forti. Non c'è. Non possiamo dire niente. Però dobbiamo provare a fare la nostra partita. Dobbiamo provare. Ha fatto un errore, è stato più che altro bravo l'altro. Sì, puoi vederla così, però. Dai, crediamoci. Sono perché sei già stanco? Bar, angolo. Usiamo le nostre punte! E adesso anche CBD! Bello, ok. Oh, dai, la stiamo tenendo viva. Perché Rodriguez è qua e non sta qui dentro? Io questo qua che fa le tattiche dei calci d'angolo. In Serie A ci penso io. Adesso li faccio fare ancora lui. Quando arriveremo in Serie A, perché ci arriveremo in Serie A, allora le farò io le tattiche dei calci d'angolo, dei calci piazzati, faccio tutto io. Allora. Oh, 1-1. Beh, hanno tanta qualità loro, tanta, tanta, tanta. Dai, buono. Crediamoci, crediamoci, forza. Quindi il loro attacco è. Oh, oh, Valde, non perdere palla. Guarda al fondo. Gerson! 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 Bravo, Valde. Cazzala lì. Mamma mia, che dormita difensiva che hanno fatto. Allora. Più rischi. Ok. Riusciamo a tenere 10 minuti? 10. Che al 60esimo vi cambio 1, 2, 3, tutti questi qui. Ma stanno tenendo anche di più, finché quello che dipinge Sek o Demba Sek ci ha spaccato, eh. Battista, perché te ne. Cosa fa? È sul filo del fuorigioco, bravo lui. Dai, 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 dai. Bravo Romagna. Battisto, non puoi fare quell'errore! Non puoi fare quell'errore! Non si può fare quell'errore, non si può fare quell'errore, non si può. Valde, ti tocca fare. Ti tocca fare. Quell'errore è proprio stupido.
È un errore stupido, Batista. Non puoi fare quel passaggio. Non puoi fare quel passaggio. C'è andato anche di culo. Ma non puoi fare quel passaggio. Non puoi, non puoi, non puoi. Dobbiamo anche rallentare il gioco. Pensate un po' come si è messi. Il loro è cotto, almeno. Noi abbiamo questi tre giocatori, quattro, abbiamo tanti giocatori freschi. Porca miseria, non ci facciamo fregare la palla, ragazzi. Vai, passaggio. Dentro! Porca puppa! Eccolo. Eccolo. Eccolo, Vojvoda, Cagliustre. Eccolo, eccolo, ma si vedeva. Si vedeva. Si vedeva. Qui. Tre allineati. Bar giusto. Lo Celso, perché ti sei schiacciato anche te? Cioè, ci schiacciamo tutti dentro l'area. Come sarà pur un problema, no? Porca di quella vacca, 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 porca di quella vacca. Dai, ci abbiamo provato. Però porca miseria, porca miseriaccia, porca. Ah, Dio, 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 che banda. Che banda dei giocatori che abbiamo, ragazzi. È una banda, non sono dei giocatori, sono una banda. Va bene, dai. Sistema un attimo le... Oddio, che roba ho visto. Che brutta roba ho visto. Già meglio. Vediamo se magari gli viene in mente. Possiamo fare anche gol ogni tanto noi. Ok. Oh, adesso gli mettiamo un po' di sta roba. Direi che può andare bene. Vediamo se qui c'è qualcosa di importante. No. Ok, salviamo. E ragazzi, grazie per aver seguito finora questo patto Vicenza e ci vediamo al prossimo episodio. Un saluto a tutti e alla prossima. Ciao ciao!